Buonasera a tutti, ben arrivati, carissimi concittadini di San Salvo. Io vi ringrazio per essere venuti qua questa sera di venerdì pomeriggio. I miei saluti partono naturalmente da voi, che avete deciso di trascorrere con noi questa mente insieme per parlare della città di San Salvo. Voglio salutare l'assessore Silvio Palucci, a cui dico chiedo di fare un bel applauso. Il quale sarà qui con noi un po' di tempo perché poi per altri impegni istituzionali dovrà salutarci, e il quale, ricordo, alla luce di quello che è uscito qualche minuto fa sui vari siti internet e quant'altro, che è ancora il segretario del Partito Democratico di San Salvo, quindi mi sembra un lapsus ovviamente, quindi mi sembra più che naturale che noi possiamo invitarlo qui a San Salvo. Naturalmente ringrazio i consiglieri comunali che sono qui presenti e che poi parleranno con me questa sera. Permettetemi però che poi voglio ringraziare per la loro presenza, a parte naturalmente alcuni sindaci, anche gli esponenti dei partiti delle attuali opposizioni e spero in futuro unica opposizione e futura maggioranza della città di San Salvo, e quindi segretario Emilio Di Cola, Stefano D'Acco e anche Nicola Sagnino naturalmente. Detto questo, lascio subito la parola al segretario assessore regionale Silvio Palucci, soprattutto in merito a una cosa della quale ha parlato il nostro sindaco qualche giorno fa, precisamente lunedì, anche nell'ultimo consiglio comunale, e del quale addirittura poi Milano, anche i consiglieri comunali, ha fatto approvare addirittura un ordine del giorno in merito ad alcuni finanziamenti. Adesso nel dettaglio vi parlerà l'assessore. Grazie. Grazie, buona serata. Sì, ma non sapevo fosse vietata a Renzi di presiedere la direzione nazionale del suo partito. Mi sembra che non sia così. Peraltro, diciamo, il sindaco di San Salvo ha avuto come presidente e segretario del proprio partito il presidente così per 20 anni. E mi sembra abbia deciso anche senza direzione di quel partito tutto quello che andava deciso per il peggio di questo paese per 20 anni. Quindi mi sembra quantomeno inopportuno quanto è stato scritto e assolutamente annunciato e lanciato, e assolutamente non congruente, no? Una strumentalizzazione bella e buona, come una strumentalizzazione significativa è stata quella relativa alla famosa compartecipazione. Lo dico perché, diciamo, quella è una delle scelte, degli adempimenti di legge che noi purtroppo dobbiamo come regione e comunità regionale all'adempimento di una normativa nazionale da ben 13 anni, e per 13 anni in questa regione ci si è rifiutati di portarla avanti, tenuto conto che anche il costo economico e sociale sul quale arriverò, parlo dei famosi ticket legati alla compartecipazione per alcune prestazioni legate all'articolo 26 ed altre legate invece alla residenzialità, che in altra epoca, appunto circa 13 anni fa, avrebbe rappresentato un costo significativamente inferiore, anche perché una misura che avrebbe comportato per tempo, e in un tempo peraltro migliore di questo, una riconversione delle strutture in modo da portare una reale offerta dei servizi rispetto a un reale fabbisogno e dunque a una reale domanda che la comunità regionale andava esprimendo. Ma ci arriverò alla fine. Io voglio partire da un altro punto, e poi quando arrivo a questo merito specifico anche precisare come noi porteremo avanti questo tipo di scelta. Io vengo invece su un'altra questione che a mio avviso deve, per quanto riguarda la sanità, sottendere le scelte dei prossimi anni. E la domanda principale è una, e per me ovviamente retorica, penso, immagino per tutti i presenti sia retorica: abbiamo noi il dovere di consegnare al futuro di questa regione, al futuro di questa comunità e dunque ai nostri figli una sanità che possa esprimere ed erogare ed offrire una prestazione di salute a tutta la nostra comunità regionale nel futuro, ovvero
Abbiamo noi il dovere di garantire il diritto di restare alla salute anche tra 30 anni? Questo è il punto principale delle scelte che devono guidarci nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Io penso che ovviamente la risposta è sì. Tenete conto che un sì, che forse è scontato per il nostro paese, ancor più scontato per la nostra comunità politica, ma poi non così tanto scontato se noi ovviamente allarghiamo il campo dell'osservazione ed arriviamo ad osservare con lente di ingrandimento come funzionano i servizi sanitari anche di paesi avanzati sull'altra sponda dell'Atlantico, dove il diritto universale alla salute tutt'oggi non è riconosciuto, poiché invece prevale una dimensione anche in quel caso del mercato nel quale si dice che si compete anche per il diritto alla salute e sul diritto alla salute. Ci sono stati degli accorgimenti negli ultimi anni a testimonianza che la risposta a questo grande interrogativo nei paesi avanzati è prevalentemente affermativa. Se questo è il punto principale, il secondo, che a me sta molto a cuore raccontare, è che il servizio sanitario regionale, per come lo abbiamo conosciuto e in parte lo conosciamo oggi, tra 30 anni, 20 anni deve essere profondamente modificato per diverse motivazioni e argomentazioni. Il primo, andiamo proprio sul lato e sul profilo della sostenibilità. La demografia dei prossimi anni sarà profondamente diversa da quella attuale. Raddoppieremo il numero degli anziani in questo paese e di più in questa regione, che è tra le regioni più anziane del paese, e diminuiremo di molto, quasi a dimezzarlo, il numero dei giovani, che con la contribuenza, il montante della contribuenza, dispiegano quelle risorse dalle quali si attingono non solo le pensioni, la spesa, ma anche la spesa per la salute, che insieme alle altre è tra le prime tre voci di spesa del nostro paese. E allora il tema principale è: oggi, per come lo conosciamo, il servizio sanitario nazionale e regionale più o meno si tiene su quelle entrate e su quelle uscite. Tra 20 anni, quanto le entrate saranno molto meno, le uscite molto di più, perché gli anziani saranno molto di più, e anche perché, per esempio, il costo dell'innovazione farmaceutica è un costo che nel futuro crescerà di molto, è in discussione un farmaco molto importante quanto ad effetti sull'epatite C, ma molto costoso, e dunque come lo si rende compatibile il servizio sanitario regionale nel futuro? Questo è il tema che non può non interrogare una forza riformista di governo come la nostra. Rispetto a questo, la domanda più semplice, rimanendo per ora solo sul profilo e su questo aspetto, il profilo della sostenibilità, è: ogni prestazione ospedaliera costa 2 o 3 volte quella territoriale, per cui riconvertire profondamente sul territorio significa far andare nei presidi ospedalieri davvero gli acuti e spostare tutto ciò che può essere evitato dall'ospedale al territorio. Poi c'è un'altra motivazione, che è in ordine, non è secondaria alla prima, alla programmazione sanitaria in sé. Una serie di cronicità, una serie di prestazioni territoriali, una serie di vicinanze dell'operatore della prestazione sanitaria vicino alla famiglia, all'utente, alla famiglia dell'utente, rendono quella prestazione più adeguata e migliore per qualità, esattamente quanto è prossima, soprattutto per quella prestazione, all'utente che ne deve beneficiare. Quindi sono due le argomentazioni che sottendono tutto questo. L'Abruzzo è pronto rispetto a questi appuntamenti? L'Abruzzo ha fatto diversi passi avanti. Io voglio ricordare qualcosa, così lo ricordo il sindaco di San Salvo. Noi abbiamo avuto fino all'anno 2007 provvedimenti in ordine alla sanità che hanno attinto a piene mani, creando distrazioni di fondi, piene mani al Fondo Sanitario Regionale, creando distrazioni di fondi, debiti sulla sanità e ulteriori elementi a cui arriverò dopo. Dal 2007 in poi abbiamo invertito la marcia. Vorrei ricordare che molti sponsor dell'attuale amministrazione di San Salvo, per esempio, allora erano, nel febbraio 2005, i protagonisti di quelle
fatture a piedi vista che hanno costruito centinaia di milioni di euro di cartolarizzazioni che tuttora paghiamo e che la prima scadenza cadrà al giugno dell'anno prossimo. Centinaia di milioni di euro di debiti che oggi stiamo pagando con i tagli al servizio sanitario qua e lì, qua e là, e con tante tasse e maggiorazioni di tasse aliquote che noi abbiamo dovuto scontare in questi anni. Quindi che non vengano lezioni da una, diciamo, da una parte totalmente sbagliata quanto a possibilità di poterne dare. E rispetto a questa situazione, diciamo, abbiamo avvertito un'inversione in questi anni. Bene. È evidente che abbiamo invertito soprattutto sulla tenuta dei costi, anche cercando di riconvertire le spese del passato. Prima mi si faceva la battuta perché parlavamo di altro, della regione più riabilitata d'Italia, ovvero era una regione dove anche quanto lasciavi sul servizio sanitario regionale era sostanzialmente diciamo, poggiava molta spesa su prestazioni cosiddette ad extra LEA che sui LEA. Noi abbiamo riconvertito la spesa, cioè l'abbiamo resa più appropriata in questi anni, e abbiamo allo stesso tempo cercato di rendere la contabilità della sanità una contabilità equilibrata. Il nostro passaggio, e arrivo al punto di merito sul quale mi si interroga in questi giorni, in queste settimane, il nostro passaggio ulteriore nelle prossime 8-12 settimane è quello di chiudere questa stagione che è stata definita come la lunga stagione del piano di rientro, del commissariamento subito dopo, nel quale abbiamo potuto avere ben poca autonomia nel recente passato, e di poter noi, rispondendo alle domande di prima, potendo avere dunque noi tra qualche settimana la dignità, l'autorevolezza, la capacità, il desiderio, la responsabilità di costruire un nuovo piano sanitario regionale che comincia a guardare al futuro e a dare quelle risposte. Questo è l'obiettivo. È un obiettivo di breve, quanto o relativamente agli ultimi adempimenti da portare, diciamo, in essere a che vi sia quel via libera, è un obiettivo che comincia ad insediare, a poggiare, a costruire quelli che saranno i pilastri del nuovo piano sanitario regionale. Questa è la partita di queste settimane. E quando siamo stati ricevuti nell'ultimo confronto con il governo, tra gli adempimenti propedeutici all'uscita dal commissariamento, sostanzialmente ce ne sono 3-4. Tra questi 4 adempimenti, uno in ordine alla contabilità, uno in ordine al raggiungimento dei punteggi cosiddetti dei livelli essenziali di assistenza, i famosi 160 punti, siamo tra virgolette vicini, siamo cresciuti, l'altro è relativo ai punti nascita. Tra gli adempimenti c'è questo. È un adempimento giusto? Non è giusto? La valutazione è molto articolata e complessa. È difficile dare una risposta secca. Presenta dei profili corretti anche di equità, ma anche dei profili di iniquità. Corretta perché troppo spesso in questa regione, abbiamo nel corso di questi 20 anni rappresentato con prestazioni, quindi fornito prestazioni riabilitative a chi non ne aveva assolutamente bisogno, caricando voi cittadini le loro tasse e negando altri pezzi di spesa per il diritto alla salute. Iniqua perché alcuni provvedimenti poi, laddove riescono anche a raggiungere un profilo di appropriatezza giusto, però colpiscono chi ne ha bisogno. E allora come si fa a mettere insieme un percorso che sia sostenibile? E soprattutto, come lo si rende sostenibile nel 2014 in una situazione economica e sociale profondamente diversa da una legge del 2001? Quando questo provvedimento fu pensato e quando, se fosse stato introdotto come nelle regioni più avanzate per tempo, noi avremmo avuto in un tempo pre-crisi le riconversioni, un adeguamento vero, l'appropriatezza delle prestazioni, cosa molto più complicata ovviamente da rendere e raggiungere in una situazione post-crisi così delicata. E allora la nostra scelta è stata sostanzialmente questa: vogliamo uscire dal commissariamento,
ci vogliamo misurare sulla nostra capacità di essere autonomi nell'immaginare la sanità del futuro in questa regione. Vogliamo dunque fare tutti i compiti a casa per chiedere tra 8 settimane, che a marzo si esce, qui dovrebbe esserci una delibera di giunta tra dicembre e gennaio, che preveda un nuovo piano sanitario, quindi il ritorno dei poteri a questa comunità per decidere in sanità, ma allo stesso tempo farlo cercando di pesare il meno possibile. E allora il provvedimento complessivo è stato quello, nonostante il nostro bilancio più pesante di quanto ci si è voluto raccontare, soprattutto all'inizio del nostro insegnamento, abbiamo dovuto approvare una delibera che facesse un atto ricognitivo e che prevede, purtroppo, una situazione di potenzialmente debitoria di 855 milioni di euro. Parlo dei fondi del bilancio, oggi quelli della sanità stanno su un altro, il GSA e il bilancio regionale, perché abbiamo due bilanci, quelli della sanità oggi stanno in ordine. Abbiamo una situazione di parziale parifica della Corte dei Conti che ci consegna per la prima volta, vi ricordate che loro e gli amici della Magnanca non hanno mai approvato un rendiconto in questa regione per anni? Perché potevano, in assenza di rendiconto, continuare a giocare un po' con il bilancio senza avere un yes a quo, un punto di partenza. Noi che oggi lo abbiamo, perché ce lo hanno fatto il 12 di luglio, la Corte dei Conti ti dice: poiché tu registro e io registro per te che c'è questo debito, quando comincerai a fare i prossimi bilanci mi devi fare il piano di rientro da quel debito. Se non c'è la parifica, come non c'è stato in questi anni in cui gli amici del sindaco hanno governato, chiaramente non essendoci quel punto di partenza evitavano di accantonare e ripianare quel prodotto. Questo è il succo. E allora, come ci siamo mossi in un momento di così purtroppo ampia scarsità di risorse? Abbiamo scritto, lo vedrete, anzi è già scaricabile da diversi giorni, sul documento di programmazione economica e finanziaria che per la prima volta arriva in Consiglio regionale 60 giorni prima e per tempo, che tutte le risorse disponibili hanno due appostamenti prioritari più un terzo eventuale laddove dovessimo avere più fortuna, contiamo per ora più fortuna, dovessimo fare un lavoro di riaccertamento, di entrare in decine positive. La prima è, come ci chiede la Corte dei Conti, drenare quel debito anche per scaricarlo dai nostri figli. Il secondo appostamento è il ticket, il sociale. Due. Nell'eventualità tre, e qualcosa riusciremo a fare, ridurre la pressione fiscale. Queste sono le tre scelte finanziarie che sono scritte sul documento di programmazione economica e finanziaria. E tanto è logico e coerente l'impianto che è stato fatto che l'introduzione di questa misura propedeutica a tutto quanto ho detto prima ha previsto già adesso per il 2014 una copertura al 100%, adesso concludo con il merito di questa vicenda specifica, e mette 15 milioni di euro per il 2015, 12 milioni di euro per il 2016. Come funzionerà il meccanismo? Il meccanismo più o meno funzionerà così. Le famose prestazioni, che poi sono congrue rispetto, debbono essere congrue rispetto ad alcune valutazioni, risetti, l'UPM famoso, si classificano le prestazioni, che non sono tutte uguali chiaramente, le due più significative e anche purtroppo più complesse, che legate a patologie piuttosto gravi di disabilità, restano al 100% a carico del Servizio Sanitario Regionale, quelle subito dopo per complessità al 70%, quanto alla riabilitazione, anche se l'articolo 26 è profondamente modificato, noi continuiamo a chiamarlo l'articolo 26 perché per 20 anni non abbiamo fatto nessuna riconversione, non è più l'articolo 26, è una sintesi che non è più congrua, però volendo, poiché 20 anni che parliamo di quell'articolo e di quel numero, chiamarla ancora così, lì ci sono prestazioni che al 100% resteranno a carico del Servizio Sanitario Regionale, al 70% invece nell'altra formulazione delle prestazioni. Qualcuno mi dice, ma si mette in ticket perché non ci sono i soldi? No, perché il Servizio Sanitario Regionale abruzzese oggi ce l'ha i soldi, ed è in equilibrio, quindi il tema non è questo. Il tema è che c'è una legge vecchia di 13-14 anni e il legislatore, che noi non abbiamo mai applicato, è perché per il legislatore aveva una finalità ben precisa, cioè distinguere
alcune prestazioni tra virgolette più lievi e tra virgolette sociali da quelle più sanitarie. Nella distribuzione di quei ticket, di quella roba, c'è la differenza che passa tra una prestazione sanitaria e una sociale. Per quella sanitaria è prevista la copertura totale, per quella sociale è prevista un ticket. Questa è la differenza. E lì nel 2001 si classificò la prestazione tra quella sanitaria e quella sociale. E quella sanitaria è quella che è mista sociale e sanitaria, rimaneva a carico per la quota sanitaria e non a carico per la quota sociale. Questo è. Quindi non è un problema che ci sono i soldi o no nel sistema sanitario. Tenete conto che chi ha fatto questa misura sono tutte le regioni più avanzate del paese. Chi non l'ha fatto sono due o tre regioni che stanno peggio, che stanno, oggi ne sono molto meglio, che stanno peggio di noi quanto appunto di partenza dell'Abruzzo 6-7 anni fa. Quindi vuol dire che un tema c'è. E come ci arriviamo noi a quel punto? Ci arriviamo avendo potuto mettere in bilancio la totale copertura per quest'anno del ticket. Per quale motivo? E poi vi dirò per l'anno prossimo. Per un motivo semplice, perché non sfugge a nessuno, e principalmente a chi ha la competenza di bilancio della sanità insieme, che non è possibile chiedere a una famiglia, né tantomeno a un comune, nel mese di novembre, di predisporre variazioni di bilancio, bilancio di previsione, eccetera, eccetera. È impossibile. Per cui nel regolamento che sta ovviamente per arrivare, che è complesso quanto a formulazione, anche la verità è che sta facendo il settore sociale, noi diciamo: queste prestazioni restano al 100% a carico del Servizio Sanitario Regionale perché prestazioni totalmente sanitarie. Queste prestazioni sono a prevalente carattere sanitario, quindi rimangono al 70% a carico del Servizio Sanitario Regionale. Queste altre prestazioni di residenzialità staranno a carico dal 40 al 60% in media al 50% perché sono residenzialità. E voi sapete che ci sono tutta una serie di profili di accompagnamento, di disabilità, di pensione che sono erogate dallo Stato esattamente con quella finalità. Questa è l'appropriatezza che costruirà la misura. La restante parte vanno a compartecipazione. Poi vi do i numeri. Per quest'anno diciamo, poiché l'introduzione al regime di questa roba in questo periodo particolare è complicata, diciamo, comunque il bilancio della regione fa un passacarte. Allora le rendicontazioni arrivano i comuni ci dicono il comune X, il comune ci deve dare la regione tot perché queste sono le prestazioni che abbiamo ricevuto e questo andiamo ai comuni. Questo sarà il meccanismo del 2014 tutto, quindi fino a gennaio 2015, perché le prestazioni di dicembre saranno scaricate su gennaio 2015. Di quali soldi parliamo complessivamente? Così ci capiamo su qual è il valore della compartecipazione dei soldi che la regione ci mette sul sociale per fronteggiare questa cosa. Parliamo di un ticket che dovrebbe variare. Dico variare perché poi c'è in atto la riconversione, quindi la platea complessiva delle prestazioni e il montante complessivo dei ticket varia a seconda, perché non può essere stabile, dovrebbe variare tra i 18 e i 24 milioni di euro all'anno l'effetto ticket. Quanto ci ha messo la regione, ve l'ho detto prima, 15. Se io ci ho messo 15, vuol dire che sulla parte del ticket, quello che rimane a carico del Servizio Sanitario Regionale sono intorno ai 60 milioni. La parte ticket è da 18 a 24, quindi diciamo che sulla parte sociale della regione interviene sulla restante parte per una percentuale che varia tra il 70 e il 90%. E quindi cosa resta a carico di utenti e amministrazioni, diciamo, comunali? Resta a carico, secondo i nostri conti, da 6 a 8 milioni per tutta la regione. Io credo che rispetto alle lettere minatorie che sono arrivate dei pagati 2.000 euro al mese, non è molto di meno, è molto, molto, molto di meno di quello che è una strumentalizzazione che poi ci sta nel gioco della sanità a pressione tra respingiamo gli utenti, licenziamo i lavoratori, il solito gioco che conosco da una vita, soprattutto in questo settore. E che costruendo un buon disciplinare come stiamo provando a fare, di fatto, per i conti che a noi vengono attualmente, visto che ci abbiamo messo 15 milioni su un montante che è della natura che ho detto prima, dovrebbe addirittura essere a carico a famiglie che prendono da 60-70 mila euro in su per i minorenni. Nel caso dei maggiorenni
per persone, sapete che in emergenti conta solo il reddito dell'assistito, per persone che hanno un reddito 3.600, quando lo dissi il regolamento erano tutti ampiamente soddisfatti, perché è molto alta la cifra messa, quindi è molto molto, e quanto più di sinistra si potesse immaginare visto il contesto, mettiamola così, il più che era. Certo, restano due questioni. La prima è legata alla questione delle famose pensioni d'accompagnamento e quella roba lì. Lo Stato le ha previste per la residenzialità, non le ha previste per un'altra finalità, e questo oggettivamente c'è, è anche uno dei motivi per cui nel 2001 fu introdotta la misura, per rendere appropriate sia il trasferimento dallo Stato di quelle famose pensioni, eccetera, eccetera, sia per appropriare la prestazione. E poi resta una leggera scopertura che io sto cercando di, vorrei condividere con i comuni, poter essere progressiva. L'errore che non va fatto è non individuare, sia pure molto alta, una soglia come quella, 60-70 mila euro di reddito, dove tu dici fino a 60-70 non paga nessuno, a 70 paghi tutto, perché è fortemente regressiva per un punto, no? Bisogna avere accorgimenti di disciplinare di questo tipo. E tra poco questo regolamento sarà pubblico, intanto è pubblica e promulgata la legge di copertura. Qualcuno mi ha detto, poi ho chiuso davvero, ma se avete trovato i soldi di là, cioè nell'altro bilancio, cioè perché non lo fate slittare? Per un motivo, perlomeno questo è il mio, chiamiamo, sono molto tattica, tecnica e tattica, non c'è nulla di strategico. Perché incrociare la fatturazione per le strutture, riconvertire, riappropriare, cioè domani c'è una prestazione che quella fatti nuovi setting, c'è una prestazione che al 100% va all'ASL, poi ci va al 70%, al 65%, all'altra va per prima al comune, poi va alla, poi i comuni dicono, ma conta ovviamente la residenza del cittadino, la residenza di provenienza del cittadino, può contare la residenza, ci sono qualche comune che a volte li ha fatti tutti i residenti come in qualche comune, e non può perché sono comuni piccoli che avrebbero una residenza di 40 persone. Allora, tutta sta roba, che è la parte diciamo di assestamento delle burocrazie, e non ho parlato e voglio risparmiare questo tema, molto complicato, tutta sta roba, vi chiedo, è meglio registrarla quando c'è la legge di copertura al 100% o ci mettiamo a registrarla quando quella legge sia pure molto ampia la copertura, parliamo dell'80-90%, però c'è sempre un 10-15% che va a finire che qualcuno ci deve mettere qualcosa, no? Allora è meglio registrarla quando uno può venire in regione quando vuole, dice avete la legge di copertura, trovate il modo di darmi solo appunto. È più facile registrarla con questa coperta. Tutto qui, ecco perché io dico, desidero provare il meccanismo e metterlo a regime tra gli utenti, le famiglie, le istituzioni, comune e regione quando c'è la copertura. È più rischioso farlo quando quella copertura sia pure di poco viene meno. Io su questo punto sono stato molto tecnico perché doveva essere per forza necessariamente molto tecnico. Però spero si sia potuto comprendere che dietro questa situazione, uno, non c'è nessuna scelta, desiderio, cioè ci mancherebbe, che c'è stato invece uno sforzo enorme, visti i conti che vi ho raccontato, di aver rimessi tutti lì i soldi pochi che erano a disposizione, dunque tutti sul sociale, e che c'è dietro tra tutte le regioni la volontà di continuare ad adempiere per uscire dal novero delle regioni in una certa situazione per scrivere insieme una sanità del futuro che regga per i nostri figli. Questo era il tema diciamo prevalente delle scelte che stiamo seguendo e che stiamo provando a mettere in campo. Per quanto mi riguarda vi ringrazio perché per me è anche un'opportunità di informazione, spero più corretta, laddove ce ne fosse bisogno sono a disposizione e sono per trasmettere tutti gli atti che possono essere delucidativi su una questione così delicata. Grazie.